casa, vi sto sentendo soprattutto. Ma con la... Dai! Ma con la Salernitana vi sarete sforzati. Tanto c'è chi ha pareggiato poche settimane fa con la Salernitana. E non me ne frega niente se è la Salernitana, perché questa deve essere la partita che mi riconsegna l'Inter che tanto avevo ammirato fino a un mese e mezzo fa. Avevamo la scimmia qui sulla spalla nelle ultime partite che non riuscivamo a scrollarcela e lei era lì che rideva e non riuscivamo a levarcela dai maroni. Abbiamo fatto fatica, serviva una partita convincente e oggi l'Inter è stata super convincente a farmi pensare ancora di più quello che ho pensato negli ultimi e ho detto nelle ultime settimane, ovvero che l'Inter aveva secondo me un po' di problema psicologico. Ci ha pensato proprio l'avvio e l'approccio di questa partita con i primi 10 minuti, dove l'Inter mi sembrava la solita Inter delle ultime settimane, azione da gol clamorosa sprecata dalla Salernitana sullo 0-0, Verdi ha sbagliato un gol già fatto, poi finalmente siamo andati in vantaggio, l'Inter si sblocca, Lautaro si sblocca e da lì tota caleda, tutta discesa, è cambiata la partita da così a così. Ci siamo scrollati di dosso questa cazzo di scimmia ed è tornata l'Inter di un mese e mezzo fa. Allora, una rondine non fa primavera, quindi le prossime partite ci diranno tanto, ma l'importante era ricominciare a vincere, ricominciare a giocare bene. Adesso poi dopo staremo a vedere le prossime partite cosa succederà. La prossima partita, vabbè, fa testo e non fa testo, perché giochiamo ad Anfield in casa del Liverpool, una partita dove siamo costretti a rincorrere nel risultato, vabbè. Però io parlo di campionato, dalla prossima trasferta ostica in casa del Torino, che è una squadra che ti fa giocare male. Io ero andato a vederla a San Siro, Inter Torino, non sarà facile. La trasferta di Torino ci dirà se l'Inter è guarita oppure no. Veniamo ai singoli. Il Toro è tornato a fare il Toro. Allora, il Toro, ragazzi, è così, croce e delizia. Durante l'anno ha i suoi periodi dove non segna, è vero, li hanno tutti gli attaccanti, lui quando li ha durano un po' tanto, questa volta stava durando veramente troppo e secondo me ne era consapevole anche lui. Si sblocca con una splendida tripletta con doppio assist di Speedy Pizza Barella. Ieri ero ospite a Telelombardia dagli amici Alfio Musmarra, Piacentini, Valenti, Bacria, Interconnection, e io avevo detto, è vero, Speedy Pizza Barella sembra il fantasma di se stesso ultimamente, ma io Speedy Pizza Barella lo faccio giocare sempre, anche perché in panchina non è che al suo posto per entrare, insomma, abbiamo Lampard, Gerrard e compagnia cantante. Però io Speedy Pizza Barella, stanco o non stanco, lo faccio giocare sempre. Poi se gli devo dare 5 non mi vergogno a dargli 5 come ho fatto nelle ultime settimane, ma Speedy Pizza con me parte sempre titolare e oggi ha fatto 2 assist della Madonna. Bravo Speedy Pizza Barella, così ti voglio. Bravo anche Lautaro, che oggi ha fatto questa tripletta. Quando bisogna dirgli bravo non ci si vergogna, e bisogna anche dire bravo oggi a Edin Dzeko, che segna 2 gol, fa un assist a Lautaro. Altra nota positiva, l'ingresso di Gosens,
che macina sempre più, mette sempre più minuti nelle gambe. Praticamente primo pallone toccato, Speedy Pizza gli dice, oh, gli fa così, lui parte, gli dà il pallone e assist di Gosens in mezzo. Poi felice per Simone Inzaghi, che in questi giorni, in queste settimane, ho cercato di difendere più che potevo, anche se insomma qualche partita forse poteva fare questo, poteva fare quello, però sapete che io sono un inzaghiano convinto. Inzaghi mi è entrato nell'art, mi è entrato, belli, si sono sentiti dalla TV, ho guardato la partita in TV, si sono sentiti dalla TV i cori per Simone Inzaghi di sostegno che non mancano mai, e quindi mi fa molto piacere, spero che Simone Inzaghi, perché questi periodi, quando vai in questo down mentale, basta poco per crearlo questo casino mentale, e quel poco, poco per modo di dire, è stata quella, sono stati quei 10 minuti nel derby che abbiamo perso 2-1. Da lì, ragazzi, si era spenta la luce e abbiamo fatto settimane che sembravamo l'ombra di noi stessi. Adesso speriamo che questo poco, tra virgolette, questa vittoria comunque bella, rotonda, fatta di bel gioco, abbia fatto click, abbia riacceso la bajur, abbia riacceso la bajur nella testa dei giocatori. Se dalla prossima, oggi correvano tutti, oggi non abbiamo visto un Inter in deficit fisico. Io, ragazzi, vi avevo detto all'inizio, è un calo fisico, poi mi sono autoconvinto che fosse un calo e un problema mentale. Io oggi non ho visto un Inter fisicamente sulle gambe. La partita col Torino ci dirà, oltre se siamo guariti di testa o no, ci dirà veramente che se l'Inter corre come stasera, allora è la matematica certezza che l'Inter non aveva un problema fisico, era un problema mentale. Adesso il calendario domani offre questa super sfida Napoli-Milan. Ovviamente noi, insomma, non, cosa dobbiamo sperare? Io tiferò per un pareggio, tiferò per un pareggio. Se deve vincere per forza uno, lascia che vinca il Napoli tutta la vita, domenica sera, non domani, lascia che vinca il Napoli tutta la vita, però insomma con questa vittoria in una maniera o nell'altra qualche punto lo raggranelleremo e qualche punto lo ruberemo alle capoliste, no, adesso siamo noi capolista momentanea, a chi ci segue momentaneamente. Comunque poi dopo il calendario per noi non sarà facile, non abbiamo sfruttato l'occasione Genoa, lì dovevamo fare 3 punti, adesso se non sbaglio poi avremo il Torino, avremo la Fiorentina, avremo la trasferta con la Juve, quindi avremo delle partite toste. Però se l'Inter è quella di stasera e torna a essere dopo la partita di stasera quella di un mese e mezzo fa, allora affronterò questo momento difficile col sorriso. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like la pagina Facebook, clic 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 clic, e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao.